I piani di ricostruzione quindi non un fardello che rallentano la costruzione e la ricostruzione, ma al contrario che la velocizzano. Ma guardi, ma chi è che pensa di fare una ricostruzione di un centro storico senza avere un piano, uno strumento che possa, diciamo di tipo urbanistico, comunque legislativo, comunque pianificatorio, che possa poi agevolare tutti i processi? Tra l'altro questa è un'opportunità che viene offerta dal mese di giugno del 2009, quando la legge ha introdotto i piani di ricostruzione, e i piani di ricostruzione, se abbiamo visto, finché sono nella norma, sono un obbligo, sono un dovere, non è un altro. Però tra l'altro possono garantire, a mio giudizio, sia la qualità urbanistica che la qualità edilizia della ricostruzione, e possono risolvere, appunto per come sono stati configurati, cioè piani della ricostruzione che non si occupano solamente degli aspetti, diciamo, edilizi, ma anche urbanistici ed economici e sociali, tra l'altro possono risolvere anche il problema, a mio giudizio, a far considerare superato il problema delle seconde case. Il mio invito è quello di farla una pianificazione, faciliterebbe tutti i percorsi, anche autorizzatori, io credo. È un adempimento che c'è sulla legge. Io sollecito quindi la definizione di questi piani di ricostruzione. Se uno non li vuole fare, me lo può anche dire, possiamo far cambiare la legge, però io credo che sia il caso di approfittarne, perché ci sono degli aspetti molto positivi.